Finalmente. Tutta la mattina che ti cerco. Ti fai desiderare? Con me non hai bisogno, lo sai, no? Professore. Dimmi. Tra noi è finita prima di cominciare. Mi lasci stare, la prego. Come è finita? Non ti piace più? Non è questione di piacere. È che... non ha senso. Come non ha senso? Tu mi piaci? Ma io non voglio. Non vuoi? Cioè, prima volevi, adesso non vuoi più. Ho capito, fai la smorfiosa. Te sei una di quelle che per dire di no dicono di sì, è così? No, ho detto no per dire no. Ma selvaggia, dai, smetti. Mi stia lontano, professore. Ma ti sei vista? Dovresti sapere quello che sei. Per fortuna ora lo so. Dai, vieni qua. Vieni qua! Vabbè, c'è qualche problema di adattamento, sai. Se riesce a interessarli, come? Concorso di tatuaggio, di piercing, come? Ma li avete visti? In questa classe l'unico che si salva è Frasca, gli altri non aprono un libro. Tanto a parolacce, bevono, si drogano pure e voi cosa fate? Li premiate? Ma voi siete degli incoscienti, dei delinquenti siete. Io. Ma chi sistemi tu? Ma vergognati. Ma chi credi di far paura? Tra insufficienza, neanche tanto gravi. Questi futuro Calvino, nei miei test, per scrivere perché, scrivono XK, ma che cos'è? La firma di Paperinic? La sigla di Nuovo Movimento Basco? Cos'è? Matematica. 5 insufficienze. Questi per calcolarsi la media usano la macchinetta. No. Io esagero. Papi, tu parli. Educazione fisica, tutti 8. Anche la Bellotto, che è sulla carrozzina. Ma vergogna, voi mettete buoni voti per pietà, non perché se lo meritano. Io sono un professore di scienze, non un assistente sociale. E francamente sono stanco di perdere il mio tempo dietro a minorati psichici e avanzi da riformatorio. Ma ti muovo. Bascio, o intervieni tu qui o va a finire male. Ma va là! Lunardo, se c'è qualcuno che si deve vergognare qui dentro, quello sei tu. Colleghi, abbassiamo i toni, va bene? E passiamo ai fatti. Allora, due punti di vista diversi. Molto diversi. C'è chi considera un brutto voto a mettere brutti voti. E sui brutti voti... Ma di quale potere stai parlando, passamaglia? Io sono una persona onesta, sai. E i buoni voti li do. Ma chi se li merita? Male. No, 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 alt, piano, piano, piano. Qua mi si può diffamare. Attenzione, attenzione. Io sporgo Corella. Non abbiamo ancora parlato della quinta. Li vuoi vedere i voti? Eccoli qua, guarda. Studiateli bene. E se non ti piacciono, vai tu al posto mio domani a insegnare scienze. Così io me ne vado in vacanza a spassarmela. Alle Maurito. No, falla finita. No, no, falla finita. Ma cosa vuoi? Ma che cazzo di finire? Basta maglia, pure tu però. Sì, ragazzi. Altrimenti dovremmo dare credito a quello. Sì. Lo sanno tutti. Voi siete dei pazzi. Dei delinquenti siete. Attenzione a quello che dite, attenzione. Perché io ve la faccio pagare, Sì, anche a me i ragazzi hanno detto che in classe Gunardo non... Cos'è che ti hanno detto? Mi hanno detto che lei in classe non... Non mi fa parlare, Non mi far parlare, stai attento a quello che dice, non mi far parlare, Attenzione! Che vuol dire non mi far parlare? Io ti ho visto, sai, che mi visto fini con le ragazzine. E ti ho visto che sei sempre incollato a Frasca. I vostri vizi, lasciateli a casa! Se mi rovini, l'unico ragazzo... Serio, ce l'hai di questo schifo in scuola, io giuro che te la faccio pagare. Attento a quello che fai, Ma io non... Ma va, va. Se vuoi... Non dite niente. Preside. Brava, vai, vai, vai. La preside non l'ho trovata. Questi sono problemi, colleghi, che dobbiamo risolvere. La preside non ha l'esperienza che abbiamo noi con i ragazzi. La preside è una bravissima suora, tutto quello che volete, però ha vinto un concorso. Ora, non voglio offendere, invece. Se uno... No, sono a te, un ragazzo. Io lo conosco. Attento, Gunardo, forse non sei del tutto inattaccabile. Uno... Cioè, noi lo dobbiamo guardare da un altro punto di vista, come se fosse un figlio. No, magari proprio un figlio, no. Vi ricordate per dire la legge è basata?